Buongiorno o buonasera a seconda dell'orario in cui vedrete questo video. Io mi chiamo Nicola Vizzioli appartengo al Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena e insegno istituzioni di diritto pubblico nei corsi di laurea triennali di Economia e Commercio e Scienze Economiche e Bancarie. Il tema che affronteremo oggi è quello della diminuzione del numero dei parlamentari. Se non ci fosse stata la pandemia di cui tutti abbiamo sperimentato le conseguenze, il 29 marzo, saremmo stati chiamati a votare su un referendum costituzionale, per esprimere, appunto il nostro consenso, il nostro dissenso ad una riforma costituzionale che è stata approvata dal Parlamento italiano nei mesi scorsi. Prima di guardare il contenuto della riforma, cerchiamo di inquadrare la riforma stessa nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale. Spieghiamo in altre parole come si modifica la nostra Costituzione italiana. La Costituzione italiana, come sapete, è una Costituzione rigida, cioè un insieme di norme che si pongono al di sopra delle altre norme giuridiche. In altre parole, se ad esempio una legge è in contrasto con la Costituzione, questa legge può essere annullata dalla Corte Costituzionale appunto per questo contrasto. Ad esempio, una legge prevede la pena di morte per un certo reato. La nostra Costituzione vieta che possa essere applicata la pena capitale e quindi di conseguenza quella legge viene annullata dalla Corte Costituzionale. A che cosa serve una Costituzione rigida? Serve in un qualche modo, tra le altre cose, a limitare la discrezionalità della coalizione politica o del partito politico che vince le elezioni, che quindi si deve muovere dentro una certa cornice e quindi in un qualche modo serve a tutelare chi le elezioni le perde, o se preferite ancora, tutte quelle minoranze sociali, di vario tipo, religiose, economiche, eccetera, che esistono nel nostro ordinamento e i cui diritti sono tutelati nella Costituzione stessa. Per questo la Costituzione prevede che ci sia un procedimento particolarmente complesso, particolarmente gravoso di modifica della Costituzione stessa, molto più gravoso di un procedimento per approvare una normale legge. Questo procedimento per la modifica costituzionale prevede, tra le altre cose, due diverse approvazioni da parte della Camera e due diverse approvazioni da parte del Senato, quindi per un totale di quattro approvazioni sullo stesso testo. Ora, per quanto riguarda la prima approvazione della Camera e la prima approvazione del Senato, non sono previste delle maggioranze particolari. In altre parole, basta che i favorevoli a quella legge siano in numero maggiore rispetto ai contrari. Quindi c'è bisogno della cosiddetta maggioranza relativa. Trascorsi 3 mesi dalla prima approvazione, da parte della singola Camera, la stessa Camera deve riapprovare la legge, ma questa volta è richiesto un quorum, un numero di consensi abbastanza alto. Per l'esattezza è richiesto come minimo il 50% degli aventi diritto al voto. La Camera dei Deputati in questo momento è composta da 630 deputati, quindi i favorevoli alla riforma devono essere almeno 316. Se fossero in un numero inferiore, la riforma stessa terminerebbe il suo iter, quindi sarebbe respinta dalle Camere definitivamente. Basta che una sola Camera ovviamente non raggiunga il 50%, anche se l'altra l'ha raggiunto e superato, il procedimento si ferma comunque.
Però, dicevamo, la Costituzione è stata pensata, il procedimento di riforma della Costituzione è stato pensato per permettere, o meglio, per evitare che delle maggioranze politiche, quelle che appoggiano i partiti di governo, potessero discrezionalmente modificare la Costituzione e quindi, in un qualche modo, aggirare quella funzione tipica della Costituzione che abbiamo detto essere quella di tutelare le minoranze anche politiche. Per questa ragione il procedimento per approvare le leggi costituzionali che come quella che stiamo per vedere, quella di cui parliamo oggi, modificano la Costituzione stessa, prevede degli ulteriori quorum. Quindi quello del 50% più 1 è proprio il minimo indispensabile per approvare una revisione costituzionale. Però è auspicabile che si raggiungano delle maggioranze più elevate. Proprio perché questo significherebbe che su quel testo c'è un accordo generalizzato, ampio, tra i partiti che fanno parte della maggioranza e i partiti che fanno parte della minoranza, anche un accordo appunto quindi assolutamente trasversale. A questo proposito, la Costituzione stessa, sempre l'articolo che disciplina la revisione costituzionale, l'articolo 138, prevede due diverse possibilità una volta superato il 50%. Se in entrambe le Camere si supera la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, quindi abbiamo detto che nella Camera dei Deputati i deputati sono 630, quindi 2/3 sono 420, il numero dei senatori è all'incirca la metà di quello. All'incirca lo capiremo dopo perché, diciamo che è la metà di quello della Camera e quindi 210 al Senato. Se si superano questa percentuale dei 2/3, allora su quel testo di legge non è possibile svolgere nessun referendum e il testo viene promulgato dal Presidente della Repubblica, pubblicato ed entra in vigore. Quindi se si tratta di una legge che modifica la Costituzione, interverrà a modificare la Costituzione. E poi c'è un'alternativa in un qualche modo intermedia. Che cosa succede se la maggioranza, in almeno una delle due Camere, il nostro riferimento deve essere la Camera in cui c'è la percentuale minore, per vedere che cosa succede. Se in almeno una delle due Camere la percentuale è inferiore ai 2/3, però pur sempre superiore alla metà, allora è possibile chiedere il referendum. Non è obbligatorio il referendum. Il referendum può essere chiesto da alcuni soggetti oppure no, e per richiederlo ci sono 3 mesi di tempo. Chi sono questi soggetti che possono chiedere il referendum? Sono essenzialmente tre: almeno 500.000 elettori, quindi 500.000 cittadini che abbiano il diritto di voto e che quindi siano maggiorenni. Un quinto dei membri di una delle due Camere, quindi un quinto dei membri della Camera dei Deputati, 126 deputati, oppure un quinto dei membri del Senato, all'incirca 63 senatori. Oppure 5 consigli regionali. Se nei 3 mesi nessuno richiede il referendum, allora la legge viene promulgata, ripubblicata nuovamente sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore. Quindi l'unico effetto di questa maggioranza più bassa rispetto a quella dei 2/3 è che il tutto viene posticipato di 3 mesi. Se invece il referendum viene richiesto, allora si deve svolgere appunto il referendum. E se vincono i sì, la legge verrà promulgata dal Presidente della Repubblica, pubblicata e quindi seguirà l'iter che abbiamo già visto. Se vincono no, invece quella legge è da ritenersi definitivamente respinta e il procedimento si ferma lì. Non ci sarà nessuna legge costituzionale
E quindi se quella legge prevedeva una modifica della Costituzione, nessuna modifica della Costituzione. Ora, nel caso che ci interessa, che è oggetto di questa breve lezione, si è verificata proprio questa ipotesi. In una delle due Camere è stata superata la maggioranza dei 2/3, nell'altra Camera invece questa maggioranza non è stata superata, anche se è stata superata la maggioranza della metà più uno, e quindi è stato possibile chiedere il referendum. Questo referendum è stato richiesto da un quinto dei senatori, quindi un quinto dei membri di una delle due Camere, perché il nostro Parlamento è formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, un quinto dei senatori, per l'esattezza sono stati 71 i senatori che hanno chiesto che si svolgesse il referendum. Referendum che appunto si doveva svolgere il 29 di marzo, ma che è stato rimandato adesso ad una data che non è stata ancora fissata, ma dovrebbe essere nel prossimo autunno, virus permettendo ovviamente. Questo referendum di cui abbiamo parlato non va confuso con il referendum abrogativo. Il referendum abrogativo e il referendum costituzionale hanno due oggetti completamente diversi, si pongono, cioè si svolgono in dei contesti temporali diversi rispetto all'oggetto stesso del referendum. Perché? Perché il referendum abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione riguarda l'abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge, integralmente o di una parte di questa legge, e questa legge può essere una legge che è stata approvata anche decenni prima, che quindi è una legge che viene normalmente applicata, che già esiste, che è in vigore, che ha degli effetti. Questo referendum costituzionale invece di cui stiamo parlando, previsto dall'articolo 138, riguarda un testo che non è ancora divenuto, non ha ancora terminato il suo iter, non si è ancora perfezionato. È un testo appunto in itinere in cui il popolo si deve esprimere prima si deve esprimere proprio sul fatto che questo testo che è stato approvato dal Parlamento diventi o meno una legge costituzionale. E quindi un intervento preventivo, mentre l'altro è successivo, ed è su una fonte del diritto diversa. Il primo è sulle leggi ordinarie o sugli atti aventi forza di legge, e questa è sulla fonte per antonomasia, cioè la legge costituzionale, che si trova in cima a questa ideale piramide delle fonti del diritto, assieme alla Costituzione, appunto, può modificare anche la Costituzione stessa. Quello che si doveva svolgere il 29 marzo non è il primo referendum costituzionale della storia italiana, e per l'esattezza è il quarto referendum costituzionale. Però ha delle peculiarità rispetto ai tre precedenti e adesso li vedremo un attimo, cerchiamo di fare brevemente, in pochissimi minuti, un po' la storia del referendum costituzionale, anche per capire come questo referendum si è calato nella società italiana. Il primo referendum costituzionale si è svolto nel 2001. Il testo oggetto del referendum riguardava delle modifiche della Costituzione, per l'esattezza la modifica di ben 15 articoli della Costituzione. Era quella legge costituzionale, quella che modificava più articoli della Costituzione fino a quel momento. Fino al 2001 mai il Parlamento aveva approvato una modifica così ampia della Costituzione. Questa modifica del titolo quinto che riguarda le regioni e gli enti locali fu approvata dai soli partiti che appoggiavano il governo, ed era un governo di centro-sinistra. Quindi il referendum costituzionale fu poi richiesto da coloro che avevano avversato il referendum,
che avevano avversato la legge costituzionale stessa. In base al procedimento che abbiamo visto prima, il referendum serve ad impedire che il procedimento si perfezioni, che si arrivi alla promulgazione e poi all'entrata in vigore della legge costituzionale stessa. Perché se nessuno chiede il referendum, abbiamo visto, semplicemente quella legge entrerà in vigore solo che lo farà alcuni mesi dopo. E quindi il referendum serve ad impedire questo. Quindi è normale che il referendum venga richiesto da chi si oppone a quella riforma. Invece nel 2001 successe anche un'altra cosa. Non solo fu richiesto da chi si era opposto a quella riforma, ma fu richiesto anche da parlamentari, una richiesta diversa dalla prima, anche da parte di parlamentari che invece quella legge l'avevano votata e che quindi appoggiavano quella riforma. Perché lo hanno fatto? Lo hanno fatto essenzialmente perché sapevano che comunque il referendum si sarebbe tenuto perché era richiesto dalle opposizioni e quindi richiederlo da parte di coloro che avevano appoggiato la legge stessa era anche un modo per dimostrare che questo referendum non era stato loro imposto in un qualche modo, ma che erano loro stessi ad auspicarlo, proprio perché ritenevano che il popolo avrebbe dato loro ragione. E questo avvenne. Avvenne perché la maggioranza di coloro che si recarono alle urne, un po' più del 64% di coloro che votarono, fu favorevole alla riforma, quindi all'incirca due terzi, un po' meno di due terzi degli elettori furono favorevoli alla riforma, mentre circa un terzo si espresse contro la riforma stessa. Però a votare andarono pochi cittadini, poco più del 34% degli elettori. Ecco, questa è un'altra differenza con il referendum abrogativo, perché nel referendum abrogativo, se non si raggiunge almeno la metà degli elettori, se almeno la metà degli elettori non va a votare, il referendum è nullo. Quindi occorre che almeno la metà degli elettori vada a votare. Invece per il referendum costituzionale non c'è questo limite. Anche se in ipotesi andasse a votare una sola persona, il referendum sarebbe comunque valido. Nel 2006 si è svolto il secondo referendum costituzionale. Questa volta la modifica era ancora più rilevante rispetto alla precedente, più ampia. Addirittura erano 51 gli articoli della Costituzione. Tenete conto appunto che la nostra Costituzione prevede 100, è composta da 139 articoli più 18 disposizioni transitorie e finali, e quindi questi 50, tra l'altro i 139 non erano più 139, ma era qualcuno in meno perché la riforma del 2001 aveva abrogato alcuni articoli della Costituzione che non erano stati sostituiti da altri, quindi questi 51 articoli erano oltre un terzo del testo costituzionale. E per l'esattezza riguardavano l'intera seconda parte della Costituzione, quindi tutta l'organizzazione dello Stato, il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la magistratura, eccetera. Anche questa riforma, come quella del 2001, aveva avuto il consenso solo dei partiti che appoggiavano il governo. Quindi anche qui, anche in questo caso, era una riforma che in un qualche modo, come la precedente del resto, e come la successiva di cui parleremo dopo, tradiva in un qualche modo quello spirito che avrebbe voluto che le riforme della Costituzione trovassero un accordo ampio, così come era successo in sede di Assemblea Costituente, quando appunto nel 1947 la Costituzione venne approvata. Anche in questo caso il referendum venne chiesto da coloro che si erano opposti alla legge costituzionale,
La partecipazione fu più ampia rispetto al referendum precedente e questa volta però vinsero i no, quindi contrari alla riforma e quindi questa modifica venne definitivamente archiviata. Una cosa molto simile, una riforma molto simile a quella del 2006, come entità e come temi, come parte della Costituzione interessata, non come contenuto, in parte anche come contenuto, però si è avuta nel 2016, quando la maggioranza, questa volta di centro-sinistra, anche in questo caso solo la maggioranza di governo, mentre quelli che erano le forze politiche che non facevano parte della maggioranza, che costituivano l'opposizione, votarono contro, anche in questo caso venne approvata questa ampia riforma costituzionale, ben 47 articoli, e anche in questo caso il referendum fu richiesto ovviamente da coloro che si erano opposti alla riforma stessa, ma come accadde nel 2001, fu richiesto anche da coloro che quella riforma l'avevano votata. Questa volta la partecipazione fu ancora più ampia rispetto alle precedenti e anche questa volta, come nel 2006, vinsero i contrari al referendum stesso. Già qui vedete che c'è una prima grande differenza, anche se il referendum non si è ancora svolto, quindi non sappiamo quante persone parteciperanno, non conosciamo l'esito del referendum, se vinceranno i favorevoli, come tutti i sondaggi ad oggi lasciano pensare, o i contrari. La cosa che sappiamo però è che appunto questa riforma è una riforma molto più contenuta. Riguarda appena 3 articoli della Costituzione. E questo in un certo senso è anche una cosa buona, perché nelle riforme precedenti, essendo delle riforme molto ampie, succedeva che il singolo elettore, dovendo scegliere tra un sì a tutta la riforma e un no a tutta la riforma, in un qualche modo, se sceglieva di votare sì, dava la sua approvazione anche ad alcuni aspetti della riforma che non avrebbe gradito, perché è verosimile che delle riforme così ampie lasciano delle zone, dei temi, su cui il singolo non è d'accordo, anche se è d'accordo sul complesso della riforma, e così come succedeva al contrario. Alcuni che magari erano d'accordo su alcune parti della riforma, dovendo dare un giudizio complessivo, erano costretti a votare no. Quindi questa è una prima differenza, rispetto ai referendum precedenti. Ma vediamoli adesso un po' in dettaglio questi 3 articoli. Il primo articolo modificato è l'articolo 56 della Costituzione. E nella slide che vedete qui di fianco ho evidenziato in rosso le parti modificate. Però sono delle modifiche abbastanza contenute. Il testo di sinistra è il testo attualmente vigente che prevede che la Camera dei Deputati sia composta da 630 deputati e che 12 di questi 630 deputati siano eletti nella circoscrizione estero, cioè siano eletti dagli italiani che risiedono stabilmente all'estero. Il numero di 630 viene abbassato a 400, quindi a poco meno dei 2/3, e di conseguenza viene ridotto in proporzione anche il numero degli eletti nella circoscrizione estero, che passa da 12 ad 8. In conseguenza di questa modifica del secondo comma, viene modificato anche il numero contenuto nel quarto comma, che non è altro che la differenza tra 630 e 12, cioè 618, e nell'altro caso tra 408, quindi 392. Quindi questa è tutta la modifica dell'articolo 56. Un po' più complessa è la modifica del secondo articolo, quello che riguarda, mentre il primo riguardava la Camera dei Deputati, il secondo riguarda il Senato. Nel Senato, dicevamo, i senatori eletti ad oggi sono 315, quindi la metà della Camera.
E di questi 315, 6, cioè la metà di quelli previsti per la Camera, viene eletto nella circoscrizione estero. Anche qui si procede ad una riduzione nelle stesse proporzioni viste per la Camera. Quindi i senatori saranno, nel caso in cui la riforma verrà approvata nel referendum, 200 invece che 300, i senatori elettori 200 invece che 315, e i senatori eletti nella circoscrizione estero saranno 4 invece che 6. Quindi si conserva quel rapporto di 1 a 2 che c'è oggi tra il numero dei membri del Senato e il numero di membri della Camera, tra il numero di eletti nella circoscrizione estero per il Senato e il numero di eletti nella circoscrizione estero per la Camera. Poi però nei commi terzo e quarto ci sono delle altre modifiche, perché attualmente è previsto che ogni regione abbia come minimo 7 senatori, ad eccezione di due regioni, le due regioni più piccole del nostro paese, cioè la Valle d'Aosta che ha un solo senatore e il Molise che ne ha due. Invece la riforma dell'articolo 57 conserva, del terzo comma, conserva il senatore della Valle d'Aosta, conserva i due senatori del Molise, ma porta il numero minimo dei senatori per ogni regione da 7 a 3, perché con un ridotto numero dei senatori, conservare almeno 7 senatori in tutte le regioni avrebbe comportato, un eccessivo, ovviamente, a parere di coloro che hanno approvato la riforma, appiattimento del numero dei senatori delle regioni più popolose, che si sarebbero quindi viste in qualche modo svantaggiate rispetto alle regioni meno popolose. E quindi questo numero è stato ridotto a 3. Però, oltre alle regioni, vengono prese in considerazione le province autonome, che in Italia sono due, sono la provincia di Trento e la provincia di Bolzano. Quindi la provincia di Trento avrà 3 senatori, la provincia di Bolzano ne avrà altri 3. Quindi l'intero Trentino Alto Adige ne avrà 6, invece che i 7 attuali, e almeno 3 l'avranno anche le restanti 17 regioni, visto che appunto la Valle d'Aosta e il Molise ne hanno 1 e 2. Questo ha comportato poi anche delle piccole modifiche al quarto comma, proprio per conciliare il testo di questo quarto comma, per armonizzare il testo di questo quarto comma alle modifiche dei commi 2 e 3 che abbiamo visto. L'ultimo articolo che viene modificato è l'articolo 59. Quando abbiamo parlato del Senato, abbiamo detto che il Senato ha un numero di senatori pari a senatori elettivi pari a 315. Abbiamo specificato elettivi perché a questi senatori elettivi si aggiungono alcuni senatori non elettivi. Sono per l'esattezza gli ex presidenti della Repubblica che, a meno che non vi rinuncino, diventano automaticamente al cessare del mandato senatori a vita. E questo è previsto dal primo comma dell'articolo 59, che rimane invariato. Quello che viene modificato è il secondo comma dell'articolo 59, che oggi prevede che il Presidente della Repubblica possa nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Questa disposizione dell'articolo 59, secondo comma, ha dato vita a due letture diverse. La maggior parte ha considerato questo numero di 5 come il numero massimo di senatori a vita che possono far parte del Senato contemporaneamente, e quindi che bisogna aspettare che uno di questi senatori a vita si dimetta o muoia, per nominarne un altro se ce ne sono già cinque. Invece due presidenti della Repubblica,
Sandro Pertini e Francesco Cossiga hanno dato un'interpretazione diversa. Hanno ritenuto che ogni presidente della Repubblica possa nominare 5 senatori a vita, a prescindere da quanti sono quelli che già siedono in Senato. La modifica dell'articolo 59 non fa altro che rendere palese, optare, sciogliere questo nodo interpretativo e quindi rifiuta questa seconda lettura, che era oltretutto una lettura, un'interpretazione assolutamente minoritaria, e quindi dice esplicitamente che il numero complessivo dei senatori in carica nominati al Presidente della Repubblica non può superare il numero di 5. Questi sono i tre articoli, questo è il contenuto della riforma. Prima però di chiudere questa breve lezione, volevo soffermarmi su due delle ragioni a sostegno della riforma stessa. Ora, ovviamente le ragioni che si possono portare a sostegno della riforma sono tante, però le due, così come sono tante le ragioni che si possono portare contro la riforma e prima del referendum, ovviamente avremo modo, ci sarà la campagna referendaria e quindi avremo modo tutti noi, di riflettere e di informarci meglio su questi temi. Però ci sono oggi due ragioni che vengono enfatizzate, a mio parere, in modo eccessivo dai sostenitori della riforma. La prima ragione è il fatto che noi avremmo un Parlamento troppo numeroso. Nel grafico qui di fianco ho riportato i numeri dei parlamentari, dei componenti della Camera bassa, quindi per l'Italia la Camera dei Deputati e non del Senato. Per una ragione molto semplice, perché mentre qui sono riportati i paesi dell'Unione Europea, mentre in tutti i paesi democratici esiste almeno una Camera, non tutti i paesi democratici ne hanno due. Esistono dei paesi con un regime monocamerale, quindi con una sola Camera, e dei paesi con un Parlamento bicamerale. Come tutti i paesi che hanno una popolazione abbastanza rilevante. Però questa seconda Camera molto spesso è una Camera, a volte non viene eletta direttamente dai cittadini, a volte ha delle funzioni, spesso ha, anzi sempre ha delle funzioni diverse dalla Camera dei Deputati, quindi ha delle composizioni molto variabili. Invece le funzioni della Camera dei Deputati, o meglio delle Camere basse, dei parlamenti sono molto simili tra loro e anche quindi si può anche fare un discorso generale sulla composizione. Come vedete dal grafico, attualmente l'Italia è tra i grandi paesi, tra i paesi più popolosi dell'Unione, quindi Italia, Germania, Francia e Spagna, quello che ha il rapporto popolazione parlamentari più basso. In Italia c'è un deputato ogni meno di 100.000 abitanti, se non ricordo male è intorno ai 95-96.000. Se invece passasse la riforma, vedete che l'Italia diventerebbe il paese in cui questo rapporto è più alto, cioè in Italia. Nessun altro paese europeo avrebbe in rapporto alla popolazione così pochi deputati come l'Italia. Perché? Perché come vedete la Francia, la Spagna e anche la Germania si pongono in una zona intermedia tra l'attuale numero dei parlamentari italiani e il numero dei parlamentari che avremmo dopo la riforma, ovviamente in rapporto alla popolazione. Per la Germania, come vedete, ci sono due dati, perché mentre per altri paesi è previsto un numero fisso di parlamentari, per la Germania è previsto solo un numero minimo di deputati, 598, ma questo numero può essere più alto a seguito di come concretamente dei risultati concreti delle elezioni, anche parecchio più alto. Il Parlamento, l'attuale Bundestag, cioè
l'equivalente della Camera dei Deputati tedesca, è composta da 709 parlamentari, a fronte dei 598 minimi. Il secondo aspetto, quindi come vedete è vero che l'Italia ha un numero di parlamentari più alto rispetto ad altri paesi, ma non molto più alto in proporzione alla popolazione. Perché ovviamente il confronto con altri paesi con una popolazione molto più bassa non sarebbe un confronto fattibile. Però rispetto agli altri paesi simili ha un numero di parlamentari più alto, però al tempo stesso appunto diventerebbe quello che è il numero di parlamentari più basso se passasse la riforma. Passeremmo da un estremo all'altro, ma comunque in entrambi i casi sono degli estremi che non si allontanano particolarmente dalla media. L'altro aspetto, e con questo chiudiamo, verte sui risparmi che si avrebbero diminuendo il numero dei parlamentari. Risparmi che sono stati quantificati da alcuni in 50 milioni di euro l'anno, da altri in 100 milioni. Probabilmente il risparmio sarà una cifra intermedia tra le due. Però stiamo parlando di una cifra tra i 50 e i 100 milioni a fronte di un bilancio dello Stato che è di circa 700 miliardi. Un po' come se uno di noi ritenesse che per risparmiare dei soldi dovesse rinunciare a bere uno o due caffè l'anno, per avere un'idea. Tenete conto che lo svolgimento di un referendum, quale quello costituzionale che si svolgerà in autunno, costa all'incirca 300 milioni di euro. Quindi un solo referendum, lo svolgimento di un solo referendum, equivale a quanto si verrebbe a risparmiare in un numero di anni che va dai 3 ai 6 anni, a seconda della stima che si prende per buona. Ecco, risparmiare una cifra irrisoria come questa sulla democrazia non mi pare una ragione di per sé valida per sostenere la riforma stessa.